Piuttosto la si insegna in casa, quando un bimbo è ancora piccolo. In alcune famiglie le botte e i maltrattamenti sono il linguaggio quotidiano. I bambini che vi crescono in mezzo imparano a parlare solo quello. Cominciano a pensare che gli insulti, i pugni, gli schiaffi, siano una cosa normale. Un bambino non può accettare l'idea che il suo papà e la sua mamma siano cattivi, malati. Pensa che se lo sgridano e lo picchiano, è lui ad aver sbagliato, ad avere deluso. È lui il colpevole e non la vittima. Si convince di non valere nulla, di meritarsi disprezzo e punizione. Una certezza che lo accompagna per tutta la vita e che danneggia ogni altro suo rapporto. Milena Quaglini nasce a Mezzanino, nell'Oltrepò Pavese, il 25 marzo del 1957. Racconta la sua vita in una lunga lettera allo psichiatra del tribunale. Un'infanzia molto dura, un padre violento e dispotico, prepotente e alcolizzato, maltratta la moglie e le due figlie. Non è stata la mia una vita facile. Ho ben impressi nella mente momenti della mia fanciullezza che mi hanno segnata indelebilmente accanto a un padre alcolista e violento. Era geloso e ossessivo con mia madre e violento con tutti noi. Era alcolista e quando beveva ci picchiava sistematicamente. Mi sono liberata da questa prigione quando ho conosciuto la persona più importante della mia vita, il mio primo compagno. 19 anni, diploma in ragioneria, Milena si sposa con un uomo di 15 anni più grande di lei, divorziato. Per la mia famiglia è stato un disonore enorme. La propria figlia con un divorziato, una vergogna per loro e per la gente. Milena Quaglini vive per 10 anni tra Como e Lodi. Sono gli anni più belli della sua vita. Da questa relazione nasce il suo primo figlio, Dario. Ma il destino sta tragicamente per voltarle le spalle. Il marito è malato di diabete. Muore dopo una lunga agonia. Milena cade in una profonda depressione. Vende la casa e il negozio di proprietà e assieme al figlio torna nel Pavese. Nel 1989 conosce Mario Fogli, con il quale, un po' frettolosamente, si sposa. Ben presto vengono alla luce i lati peggiori del carattere del suo secondo marito. Mario Fogli la costringe a lasciare il lavoro, ossessionato dalla gelosia. Dice che le donne che lavorano, prima o poi, tradiscono. L'uomo cambia spesso occupazione. Meccanico, camionista, agricoltore, cuoco, commerciante. Costringe la traslochi in 10 anni. Nascono due figlie, in una situazione di degrado sempre maggiore. Il marito di Milena si accanisce contro il primogenito della moglie. Lo umilia, lo picchia, lo tiene lontano dalle sue bambine. Lo costringe a dormire in garage. Milena viene picchiata, spesso. Sporge denuncia ai carabinieri per maltrattamenti. Resta incinta. Tenta 2 volte il suicidio. Rischia di perdere il bambino. Sono al 9° mese di gravidanza. Dopo un acceso diverbio con mio marito, sono andata in bagno. Ho preso 5 pastiglie di sonnifero. Poi con una lametta mi sono tagliata le vene dei polsi. Mi sono coperta i polsi con un asciugamano. Sono tornata a letto. Mi sono risvegliata in ospedale. Nei rapporti di coppia, nonostante le cose truculente che avvengono nella famiglia, le cose vanno avanti lo stesso, perché l'amore non è tutto in un rapporto di coppia, ci sono anche le condizioni economiche, ci sono i figli, c'è la propria insicurezza, c'è la paura della solitudine, c'è l'idea di non potercela fare da sola, c'è la cultura cristiana che invita al sacrificio e alla sopportazione, quindi sono tanti fattori che tengono insieme le cose.
Poi per quanto riguarda invece la possibilità che esista un rapporto vittima-carnefice, questo è presente in tutte le coppie, nel senso che in tutte le coppie c'è un dominante e un dominato, non sempre il maschio e talvolta lo è anche la femmina la dominante. Questa dimensione quando diventa eccessiva, allora sì, avremo episodi non dissimili da quella perversione segnalata da Freud che si chiama sadomasochismo. Ciascuno di noi è masochista e ciascuno di noi è sadico. Naturalmente si diventa sadici quando c'è un soggetto più disposto al masochismo, si diventa masochisti quando non si ha la forza di essere sadici, ma il rapporto sadomaso, letto tra virgolette, è la relazione abituale di qualsiasi rapporto di coppia. Poi un giorno si presenta a casa un ufficiale giudiziario. Mario Fogli ha perso tutto, è rovinato, ma non ha detto nulla alla moglie. E invece di difendere la sua famiglia dai problemi economici, la abbandona. Lascia la moglie sola e senza una lira in tasca. Milena cerca disperatamente di sopravvivere. Lavora come portiera e donna ad ore. Nel 1995, la morte di Giusto Dalla Pozza, presso il quale faceva le pulizie di casa, la spinge a tornare dal marito. Ma le violenze riprendono. Milena è sempre depressa, continua a bere e a fare abuso di psicofarmaci. L'alcol diventava per me una cosa indispensabile, più del cibo per nutrirmi e dell'acqua per dissetarmi. Riuscivo a dimenticare tutto. Alla mattina, appena sveglia, non riuscivo a prendere il caffè. Tremavo come una foglia. Avevo solo bisogno di alcolici e sempre con gradazioni più alte. Solo dopo aver bevuto due bicchieri di brandy riuscivo a rilassarmi e a fare quello che dovevo fare. Mio marito, quando si accorgeva che avevo bevuto, mi picchiava violentemente. Il mondo interiore di chi è cresciuto in un clima di violenza è modellato sulla violenza. Ma la cosa più difficile da sopportare è che quando vivi in un clima di violenza non hai nessun controllo sulla realtà che ti circonda. Per quanto ti sforzi, per quanto cerchi in tutti i modi di rispondere ai desideri dell'altro, non fai mai abbastanza. Commetti sempre qualche errore e ogni errore significa altre botte. E allora la donna si chiude in casa, cerca di non creare sospetti nella mente di un marito dominatore e geloso fino alla paranoia. Tutti gli incontri sono proibiti. Anche una semplice chiacchierata con la vicina di casa rischia di farlo infuriare. Anche uno sguardo alla persona sbagliata si può rivelare un errore fatale. E a ogni errore ci sono nuove percosse. Milena si spacca la schiena nelle faccende domestiche, ma il marito le dice lo stesso che la casa sembra un porcile. Ma il marito le dice che i suoi piatti sono immangiabili. La attacca costantemente. Quando non se l'aspetta, la sfinisce, la costringe a vivere nel terrore. Dopo tutti questi soprusi, dopo tutta la violenza, nella testa della vittima scatta qualcosa. Succede che non ce la fa più a sopportare gli insulti e le botte, le sfuriate improvvise e imprevedibili. La rabbia di Milena aumenta. Prima nascono strane fantasie violente, poi un giorno le fantasie diventano realtà. Tutto quello che aveva sempre pensato, che si era limitata a sognare, trova uno sfogo improvviso, brutale, drammatico, mortale. Avevamo litigato anche quel giorno. Avevamo cenato senza neppure parlarci. Lui era andato a letto per primo, mentre io ero rimasta alzata. Quando l'ho visto che dormiva, ho deciso di fargliela pagare. Volevo dargli una lezione. Fargli capire che non doveva picchiarmi più. Sono andata nello sgabuzzino, ho preso un pezzo di corda della tapparella. L'ho incaprettato. È una cosa che ho imparato in Sicilia, quando ci ho vissuto per un periodo tanti anni fa. Gli ho legato la corda intorno al collo, ma lui si è rivoltato. Si è svegliato, si è divincolato ed è riuscito a liberarsi le mani.